A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il deposito di ecoballe della New Regional Plast a Battipaglia, è già tempo di bilanci, sia dal punto di vista dei danni ambientali, sia per quanto riguarda le azioni di lotta da intraprendere per evitare che questi danni avvengano in futuro e capire se danni ci sono stati, cosa fare nell'immediato. Il rogo, nonostante la colonna di fumo si sia sollevata per centinaia di metri, sia stata visibile a distanza di chilometri, è stato sottoposto a controllo in poche ore, merito dell'infaticabile lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei due mezzi aeroportuali sopraggiunti da Napoli e Bari. Grazie a questi, utilizzati in caso di incendi su aeroplani, è stato possibile domare le fiamme in poco tempo. A Battipaglia sono arrivate autobotti da un po' tutta la campagna e i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta. Il rogo tuttavia è passato subito nel secondo piano una volta sottoposto a controllo perché a tenere tutti con il fiato sospeso è la ricaduta ambientale del quarto incendio in 3 anni. Già sabato pomeriggio in località Fila Galardi era presente il dirigente dell'ARPAC Gianluca Scoppa. Ci sono stati effettuati i vari test e nelle prossime ore ci saranno i risultati. Scoppia poi anche la polemica politica per chiedere interventi e per comprendere come funzioni il sistema dei rifiuti in Campania.